Ci siamo. Stephen Greer è un medico, ma soprattutto un ufologo americano, uno dei più conosciuti, tra virgolette, dei più attendibili, certamente anche contestato. Ma questo documentario che adesso vi facciamo vedere, Unacknowledged, è una summa, diciamo, di tutto quello che lui è riuscito a mettere insieme per dimostrare che esiste un complotto militare, industriale, politico per nascondere la verità sugli extraterrestri alla pubblica opinione mondiale. È una raccolta, diciamo, davvero incredibile, non solo di testimonianze di ufficiali, funzionari delle varie amministrazioni americane, delle forze armate, dei servizi segreti, ma ci sono anche un sacco di dati. Adesso guardate il documentario, perché poi alla fine lo commenteremo insieme e ciascuno naturalmente sarà libero di dare il giudizio che crede. Unacknowledged. Dal giorno in cui l'umanità ha alzato gli occhi al cielo, non ha mai smesso di domandarsi: siamo davvero soli nell'universo? E con l'affinamento degli strumenti utili a esplorare la vastità del cosmo, la risposta alla domanda diventa sempre più precisa. Si stima che per ogni granello di sabbia presente sulla Terra ci sia un altro pianeta simile al nostro in grado di ospitare la vita. Quindi, è possibile che siamo davvero soli? Vi presento l'uomo che ha detto: ci sono molte più cose tra cielo e terra di quante noi possiamo accettarne. E ai testimoni e i documenti per provarlo. Signore e signori, il dottor Stephen Greer. Il 9 maggio del 2001, 20 testimoni tra militari, funzionari governativi e aziendali tengono una conferenza stampa a Washington. Queste persone sono state coinvolte nel cosiddetto Black Budget, una serie di progetti segreti e riservati. Parlano di un complotto decennale ordito per nascondere le visite di extraterrestri qui sulla Terra. Per questi programmi speciali stanno investendo tra i 40 e gli 80 miliardi di dollari all'anno. E dello studio di tecnologie extraterrestri in programmi militari segreti. E non divulgano tecnologie che possono cambiare il mondo per sempre. Quella tecnologia potrebbe affrancare la Terra dai combustibili fossili, dal disastro ambientale e dalla povertà nel giro di una sola generazione. Non credevo agli UFO finché il comando di Londra non ci chiamò nel 1962 chiedendoci di inseguirne uno. La loro testimonianza potrebbe cambiare la storia. Chiesi cosa diremo alla stampa. E lui: non diremo niente, altrimenti si scatenerebbe il panico. È l'evento più seguito nella storia della National Press Club. Abbiamo recuperato i dischi volanti caduti. C'erano dei corpi sui luoghi degli incidenti ed alcuni erano ancora vivi. È l'inizio di un movimento di divulgazione planetaria. Erano sospesi dal terreno senza alcun supporto visibile e sono stati definiti veicoli a propulsione aliena. 15 anni dopo quei fatti, il dottor Stephen Greer apre il suo archivio di documenti e interviste. Questa informazione fu negata al presidente degli Stati Uniti dal direttore della CIA, George Bush Senior. Questi uomini raccontano la storia di segreti e rivelazioni. Non ci sono prove, vorrei rimarcarlo, che queste forme di vita aliene siano ostili verso di noi, mentre è molto probabile che siano preoccupate dalla nostra ostilità. E questi sono gli eventi accaduti. 4, 3, 2... I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Il fenomeno UFO esiste e deve essere trattato seriamente. Mikhail Gorbaciov. Le persone che mi hanno deluso di più in questi ultimi 25 anni sono quelle a cui è mancato il coraggio delle proprie convinzioni. Se l'1% delle persone con cui ho parlato, incontrato e informato avesse avuto quel coraggio, la questione si sarebbe risolta da tempo. Ho sempre detto, se non lo farete voi, lo farò io. E così è andata. Per quanto ne so, potremmo essere visitati da una civiltà extraterrestre diversa ogni martedì. Ma non posso dimostrare quest'idea affascinante. Le affermazioni straordinarie non sono supportate da prove straordinarie. Ha sempre chiesto dove sono le prove, quali fatti dimostrano l'esistenza degli UFO. In realtà abbiamo così tante prove che il dottor J. Allen Hynek, che era capo del progetto Blue Book dell'aeronautica militare, dichiarò che c'era l'imbarazzo della scelta. Sono Richard Doty, ho ricoperto il ruolo di agente speciale per i servizi investigativi dell'aeronautica presso la base di Kirtland e mi occupavo di controspionaggio. Durante il mio servizio, nei primi mesi, sono stato inserito in uno speciale programma che riguardava le indagini del governo degli Stati Uniti e i contatti con gli extraterrestri, le visite di questi extraterrestri sulla Terra. Posso assicurarvi che i dischi volanti, nell'ipotesi che esistano, non sono stati fabbricati da nessuna potenza della Terra. Presidente Harry S. Truman. Tutto è iniziato con l'incidente di Roswell. Ultima ora dell'8 luglio 1947. L'aviazione militare ha annunciato il ritrovamento di un disco volante che ora è in possesso delle forze militari. Gli ufficiali hanno dichiarato che il velivolo ritrovato la scorsa settimana è stato esaminato a Roswell, New Mexico, e inviato a Wright Field, Ohio, per ulteriori analisi. Roswell è diventato quasi un mito per tutte le falsità che sono state dette, ma nell'informativa di Guy Hotel, un agente dell'FBI inviato da J. Edgar Hoover, si legge: i tre cosiddetti dischi volanti sono stati rinvenuti nel Nuovo Messico. Ognuno era occupato da tre corpi dalle sembianze umane, ma dall'altezza massima di un metro. È diventato il documento più visualizzato sul sito dell'FBI dopo che l'abbiamo divulgato. Il velivolo aveva più o meno una forma ovoidale. Non era a forma di disco. A causa della sua forma abbiamo avuto qualche problema a metterlo sul pianale e trasportarlo nell'area 51. All'interno del velivolo non c'erano vere e proprie leve o dispositivi di controllo che potessimo ricondurre a sistemi di volo, ma poi si è scoperto che per pilotarlo erano fondamentali le mani. Le creature ponevano le mani sulla console e indossavano una cuffia che in qualche modo li guidava o li aiutava a condurre la navicella. Si discusse sulla presenza dei corpi. Degli extraterrestri? Sì, degli extraterrestri. Le creature erano alte circa 1,20 m. Alcune di queste creature erano mutilate o gravemente ferite e i loro corpi erano ridotti a pezzi. C'erano 4 alieni a bordo, credo, e questi furono portati a Los Alamos. Ci dissero che li avrebbero portati a Kirtland, alla base dell'aviazione militare, e poi a Los Alamos. Riferirono che non esisteva niente di simile nei libri di anatomia o nelle facoltà di medicina. Non avevano mai visto niente del genere. All'inizio pensai che fosse un bambino perché era piccolo. Poi vidi che la testa era molto diversa, le braccia erano esili, il corpo era grigio. Le creature erano alte circa 1,20 m e non avevano orecchie. Avevano solo 2 orifizi e 2 canali uditivi. Avevano una rientranza al posto del naso e occhi molto grandi. Occhi enormi.
Non avevano i pollici, ma solo quattro dita e degli apparati di suzione sotto la punta delle dita. Avevano quattro dita sottili e braccia molto lunghe. Sembrava quasi che fossero nudi, ma in realtà indossavano una tuta molto sottile e aderente. Uno era vivo. Era ancora vivo all'epoca dei fatti. Morirono nel, credo che fosse il 1952, ma i corpi degli extraterrestri vennero prima messi in un grande congelatore e poi trasportati a Wright Patt Field, a Dayton, in Ohio. Uno degli addetti al briefing, che ci mostrava il posto raccontandoci cosa era successo, disse che c'erano stati più di un centinaio di incidenti in quell'area. Ho visto un'altra navicella. Porca miseria! Dopo Roswell si registra una raffica di attività extraterrestri in tutto il mondo. Il dottor Greer tenta per 8 anni di convincere i membri del congresso, gli alti funzionari governativi e dell'intelligence a rivelare cosa stava succedendo, ma senza successo. Poi nel 2001 fonda The Disclosure Project, il programma per l'apertura degli archivi. Quelle che state per vedere sono le testimonianze dirette degli eventi accaduti negli ultimi 50 anni. Molte persone raccontano la loro storia per la prima volta. È solo la punta dell'iceberg. Infatti, centinaia di testimoni che ci hanno raccontato cosa hanno visto non hanno poi accettato di apparire in video per timore di mettere in pericolo se stessi e le proprie famiglie. Io penso che l'aeronautica non abbia fornito tutte le informazioni disponibili su questi oggetti volanti non identificati. Non si possono ignorare così tante fonti ineccepibili. Onorevole John McCormack, presidente della Camera. Sono stato uno degli alti funzionari dell'amministrazione dell'aviazione federale. Ero capo divisione. Quindi ero solo 3 o 4 posizioni più in basso dell'ammiraglio. Ricordo che un 747 della compagnia aerea giapponese proveniente da nord-ovest stava sorvolando il territorio dell'Alaska. Il suo radar identificò un oggetto. Ebbero un contatto visivo con l'oggetto che descrissero come un'enorme sfera con una serie di luci intorno, 4 volte più grande di un 747. Il pilota giapponese continuava a fornire la posizione dell'oggetto. L'addetto militare gli chiese se era a ore 2 o a ore 3 e che doveva confermare la posizione. Disse che era la prima volta che avevano 30 minuti di dati radar su un UFO e che non vedevano l'ora di analizzare quei dati, ma aggiunse che se il popolo americano ne fosse venuto a conoscenza si sarebbe generato il panico nel paese. Quindi non avremmo dovuto parlarne e quei dati furono requisiti. Io avevo sia il rapporto dei piloti che il comunicato stampa dell'amministrazione sulla mia scrivania, ma non me li hanno chiesti e io non li ho dati. Ricordo che stavo pilotando un F-104, che era di gran lunga l'aereo più veloce al mondo in quel momento. Stavo sorvolando il fiume Rino ed ero ad alta quota, quando a un certo punto vedo qualcosa a ore 10. Non ho capito cosa fosse e dico: contatto a ore 10. Il comandante dà un'occhiata e decide di andare a vedere. Accende il bruciatore posteriore per seguirlo, ma quell'oggetto scompare in un attimo. Poi mi dice: per favore, qualsiasi cosa succeda, non dire niente dell'avvistamento, altrimenti mi metti nei guai. Quella è stata la mia iniziazione ai segreti di Stato. Tutto scorreva secondo la consueta routine. All'inizio si abbassarono le luci nel centro comando e venne dichiarata l'allerta Zebra Condition. La maggior parte delle volte, quando viene dichiarato questo allarme, si tratta di un'esercitazione. Ma quando si riaccesero le luci, non dissero che era un'esercitazione. Avevamo un contatto con un oggetto volante non identificato nel nostro spazio aereo. Rimase sui radar per quasi un'ora. L'ammiraglio Train diede l'ordine di provare ad abbattere questo oggetto con qualsiasi mezzo possibile. Si era davvero innervosito perché quella cosa dimostrava di avere il controllo della situazione e poteva spostarsi ovunque in pochi secondi. Un minuto prima era sulle coste del Maine e quello dopo era su Norfolk, diretto verso la Florida. Era chiaro che non si trattava dei russi, ma a nessuno importava la sua origine. Doveva essere abbattuto.
In varie occasioni avevo caricato e scaricato armi nucleari. Ero stato considerato in grado di poterle maneggiare, ma evidentemente gli UFO, come dire, andavano al di là delle armi nucleari e della segretezza. Quella notte avevamo appena terminato la nostra missione di rifornimento quando il comando di Londra ci chiamò chiedendoci di intercettare un UFO al centro dell'Inghilterra, nei pressi di Stonehenge, nella zona di Oxford. Eravamo a circa 10.000 metri di quota. L'UFO era circa 300 metri sotto di noi. Scendemmo di quota. Avvicinandoci, notammo quella che sembrava una nave da crociera, con tutte le luci accese. Scendemmo altri 2.000 metri e lo vedemmo sparire nello spazio. Il controllo di Londra ci disse di continuare nella nostra missione. A quanto pare il principe Filippo pensava che fosse molto importante. Fummo invitati a cena al club degli ufficiali, dove doveva tenere un discorso. Sapeva tutto della nostra caccia all'UFO. Ha convinto anche me della loro esistenza, perché quando qualcuno della sua importanza ti dice che gli UFO esistono e che probabilmente arrivano da un altro pianeta, è molto convincente. Io credo che questi veicoli extraterrestri e i loro equipaggi visitino il pianeta Terra provenendo da altri pianeti, che ovviamente sono tecnologicamente più progrediti di noi. Gordon Cooper, astronauta. Dovremmo andare coraggiosamente dove l'uomo non è mai stato prima, volare vicino alle comete, visitare asteroidi, visitare la luna di Marte. Lì c'è un monolite, una struttura molto insolita su questo piccolo satellite a forma di patata che fa il giro di Marte una volta ogni 7 ore. Quando è stato scoperto ci siamo chiesti chi ce lo ha messo là. Il dottor Greer ha avuto a che fare con persone collegate ai servizi segreti per tutta la vita. Suo zio ha contribuito alla progettazione del modulo lunare originale che ha portato i primi uomini sulla Luna. Nel 1961 il presidente Kennedy accetta la sfida dell'Unione Sovietica e sprona la NASA a portare l'America nello spazio. Accettiamo di buon grado questa sfida. Non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla. L'archivio del Disclosure Project include testimonianze di individui straordinari che hanno partecipato al grande sforzo per esplorare lo spazio, come gli astronauti Gordon Cooper e Edgar Mitchell, il sesto uomo a camminare sulla Luna. Sì, ci sono state visite extraterrestri. Ci sono stati incidenti di astronavi. Sono stati recuperati materiali e corpi. E ci sono dei gruppi di persone che possono essere più o meno associate al governo, ma che sicuramente ne sono a conoscenza e che hanno tentato di nascondere queste notizie. Andammo da un'altra parte del laboratorio e mi disse: naturalmente abbiamo scoperto una base sull'altra faccia della Luna. E io dissi: e di chi? E lui: che vuoi dire di chi? Abbiamo di nuovo visite. Dannazione. Ho pensato che voleste saperlo. E poi ha tirato fuori un disegno che mostrava quella base, che aveva forme geometriche. C'erano torri, c'erano edifici sferici, le torri erano molto alte e c'erano oggetti simili a parabole radar, ma molto più grandi. A quel punto ho iniziato ad avere paura, ero terrorizzato. Pensavo che se qualcuno fosse entrato nella stanza saremmo stati in pericolo, perché lui non avrebbe dovuto diffondere quell'informazione. L'equipaggio della portaerei Kearsarge entra in azione al largo dell'atollo di Midway, nel Pacifico, per il ritorno di un eroe, il maggiore Gordon Cooper. Il portello della capsula viene fatto saltare, il viaggio di Cooper finisce, un risultato che supera le più ottimistiche previsioni. Insieme a me c'era un cameraman che doveva filmare l'installazione di una struttura per atterraggi di precisione collocata sulle rive di un lago prosciugato. Il disco ci passò sopra, estrasse 3 piccoli supporti e atterrò sul fondale asciutto del lago. Gli uomini uscirono con le macchine da presa e si avvicinarono per filmarlo. Ma il disco si sollevò, retrasse i supporti e salì ad una velocità incredibile e scomparve. Ero stato coinvolto nella ricerca e nello sviluppo di programmi molto riservati e sapevo che non avevamo veicoli di quel genere e nemmeno i russi li avevano.
A quel punto ero sicuro che quel veicolo fosse stato costruito in un pianeta diverso dalla Terra. State guardando 8 News, edizione delle 11. Ufficialmente il governo degli Stati Uniti ha terminato le indagini sugli UFO nel 1969, stabilendo che non ci sono prove che il fenomeno rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale. Perché questi UFO mostrano interesse per le nostre armi nucleari? 150 veterani, fra cui i militari addetti ai missili, compresi quelli che lavorano presso il Nevada Test Site, dicono di aver visto misteriosi intrusi sorvolare le basi nucleari. La base aerea di Vandenberg, in California, è diventata il primo centro operativo aerospaziale dell'aeronautica. In realtà hanno filmato l'UFO seguendo il missile che saliva verso lo spazio e hanno catturato il fascio di luce che ha neutralizzato il missile. Entra nell'inquadratura così ed emette un fascio di luce verso la testata nucleare rappresentata dal mio pollice. Quindi quell'oggetto spara un laser sulla testata, la colpisce e poi vola in alto, spara un altro laser, poi fa questo giro, spara un altro laser, si sposta in basso e spara un ultimo laser e poi scompare da dove era arrivata. E la testata nucleare precipita nello spazio. Quando accendiamo le luci, il maggiore Mansman mi guarda e dice: «Mi state facendo uno scherzo?» Io dico: «No, signore». Lui dice: «Che cos'era?» E io rispondo: «Direi che abbiamo a che fare con un UFO». L'ipotesi che qualsiasi esplosione atomica nello spazio, ordinata da un governo della Terra, non sia gradita agli extraterrestri, è stata dimostrata più di una volta. In che modo? Dalla distruzione di qualsiasi arma nucleare inviata nello spazio. La mattina presto ho ricevuto una chiamata da uno dei miei uomini della sicurezza. Lui e altri soldati avevano osservato delle strane luci volare intorno agli impianti di lancio. Gli chiesi: «Vuoi dire che sono UFO?» Penso di aver usato quella parola. Lui non sapeva cosa fossero, ma c'erano delle luci che volavano lì intorno. Io scossi la testa e gli dissi di chiamarmi se succedeva qualcosa di importante. Quando mi richiamò era molto spaventato, si capiva dal suo tono di voce, e mi disse: «Signore, un oggetto luminoso rosso fluttua davanti al cancello principale». E mentre parlavamo, i nostri missili hanno iniziato a spegnersi uno dopo l'altro. L'aeronautica militare fece partire un'indagine approfondita sull'incidente, ma non riuscì a fornire una spiegazione valida sullo spegnimento dei missili, che non erano collegati tra loro, e quindi nessun malfunzionamento avrebbe potuto disattivare l'intero arsenale. Dando per scontato che ci siano sempre stati, non so cosa abbia causato questo interesse verso di noi, questa grande incursione dopo il 47. E tra le varie ipotesi qualcuno disse: «Beh, è ovvio, è da quando abbiamo la bomba». Un razzo multistadio armato con una testata da 132 tonnellate e ora funzionante grazie all'esperienza accumulata in 50 anni di storia del volo. Roswell non è stato l'inizio, ma un punto di svolta. Avevamo sganciato due bombe su una zona del Nuovo Messico e avevamo effettuato dei test su quella bomba qualche mese prima, qualche settimana prima, e probabilmente questa cosa fu notata dagli alieni, che forse avevano effettuato una ricognizione o lo avevano capito in qualche modo, perciò vennero a osservare cosa stesse succedendo. All'epoca dell'incidente, poco dopo la detonazione delle prime armi atomiche, quello di Roswell era l'unico squadrone con armi nucleari al mondo. Se si accetta la teoria delle stringhe, è probabile che abbiamo causato più danni in un altro mondo di quanti ne abbiamo provocati qui. Il filo conduttore che collega la maggior parte dei casi del Disclosure Project è il fatto che questi incontri ravvicinati tendono a verificarsi vicino a impianti nucleari, e questo suggerisce che i visitatori siano preoccupati dalla nostra potenziale ostilità e dalla minaccia che rappresentiamo per noi stessi e per gli altri, da quando abbiamo imparato a scindere l'atomo. Sono tra gli ufficiali più alti in grado nel nostro programma di difesa.
hanno a che fare con armi nucleari, con informazioni sottoposte al più alto livello di classificazione. Ma quando si inizia a parlare di questo argomento, diventano soldati semplici. Credo che il popolo americano meriti una spiegazione migliore di quella finora proposta dall'aeronautica militare. Penso che lo dobbiamo alla gente per stabilire la credibilità riguardo agli UFO e per fare la massima chiarezza sull'argomento. Ex presidente Gerald Ford. Sono pronto a dichiarare di essere stato in posti dove c'erano velivoli di origine sconosciuta e non riconducibili a questo pianeta. Sono pronto a dichiarare che mentre ero lì ho visto corpi vivi e corpi morti di entità che non sono nate su questo pianeta. Sono pronto a dichiarare che siamo in possesso di quella che viene definita interfaccia con queste entità. Non vengono mai fornite prove convincenti. Bisogna chiedersi chi sono queste persone come Carl Sagan e prima di lui il professor Donald Menzel. Si è scoperto che Sagan, all'inizio della sua carriera, ha parlato e scritto sugli UFO in maniera positiva, legittimandoli. Dopo essere stato minacciato e ricattato da esponenti dell'intelligence, ha iniziato a esprimere dubbi. Essere scettici è un atteggiamento sano, anch'io lo sono sul 90% delle informazioni che ricevo, perché credo sia un dovere nei confronti delle persone. Tuttavia, essere scettici non significa negare ciecamente qualsiasi cosa. Per esempio, abbiamo 3.500 casi di velivoli extraterrestri che hanno lasciato tracce fisiche del loro atterraggio. Abbiamo 4.000 casi in cui sono stati tracciati da radar e avvistati dai piloti. Abbiamo un'enorme quantità di prove fotografiche e video, ma anche fisiche. E nel nostro ultimo progetto abbiamo addirittura un corpo di chiare origini non umane. Allora mi chiedo, qual è il parametro per giudicare questi fatti? Alcune prove sono schiaccianti. Ci sono molte più prove sull'esistenza degli UFO che su quella dei buchi neri, che abbonda di teorie da parte degli astrofisici. Molte più prove rispetto all'efficacia di alcuni medicinali, e parlo da medico traumatologo. Eppure c'è questo muro alzato dai media e dalla comunità scientifica che dicono: dove sono le prove? Sappiamo che viviamo in un universo in continua espansione. Sappiamo che ci sono miliardi di stelle e di pianeti, e che l'universo diventa sempre più grande. Grazie ai nostri meravigliosi telescopi, negli ultimi 2 anni più di 20 pianeti sono stati identificati al di fuori del nostro sistema solare, che sembrano alla giusta distanza dai loro soli e densi abbastanza da poter ospitare qualche forma di vita. Quindi diventa sempre meno probabile che siamo soli. Oh, ci sta dicendo che gli alieni esistono. Gli UFO sono sicuramente reali e sono di origine interplanetaria. Maresciallo capo dell'aria, Lord Dowding. Avevo 8 o 9 anni e vidi uno di questi oggetti in pieno giorno. Era un bellissimo disco liscio nel cielo, quando il cielo è molto azzurro. Ero con altri ragazzi del vicinato e tutti pensammo: cavolo, esistono davvero, abbiamo visto un UFO. I miei genitori dissero: ma dai, sei solo un bambino. Ma per me è stata un'esperienza fondamentale. Il mio interesse per questi temi risale all'infanzia. Il Disclosure Project è stato frutto del caso. Nel 1990 ho fondato il Centro per lo Studio delle Intelligenze Extraterrestri per formare un nucleo di diplomatici e stabilire un contatto pacifico con queste civiltà. Perché quando si conclude che sono reali e che sono di origine interstellare, la domanda da porsi è: cosa faremo al riguardo? Io ho pensato di tenere fuori i militari dalla relazione e di creare un corpo diplomatico di cittadini simile ai fisici del programma Physicians for Social Responsibility, che si recavano in Unione Sovietica per aprire un dialogo nei periodi più difficili della Guerra Fredda. Non abbiamo coinvolto esponenti dell'ONU, del Dipartimento di Stato o del Ministero degli Esteri. Poi abbiamo avviato i protocolli per stabilire un contatto, ottenendo grandi risultati. Accidenti! Incredibile! Fantastico! Ma questo ha attirato l'attenzione dell'intelligence. Quindi dal 1992 ho ricevuto visite dal capo dell'intelligence dell'esercito, da persone della National Security Agency e di altre note agenzie. Il mio intento non è mai stato quello di divulgare queste tematiche. Il mio interesse era riuscire a stabilire un contatto per scopi pacifici e far progredire la nostra civiltà, da planetaria a interplanetaria. Era questo il mio interesse principale. Ma a un certo punto
Un uomo, che era amico del direttore della CIA durante l'amministrazione Clinton, mi disse: non sarai il primo a informare la CIA e la Casa Bianca in merito, perché dalle loro indagini risulta che è stato dichiarato il falso. Non riuscivo a credere che lo dicesse così apertamente. E in quel momento sono entrato nella tana del bianconiglio. Secondo Greer e gli altri esponenti del gruppo Disclosure, nella tana del bianconiglio è custodito il più grande segreto della storia, ovvero la presenza degli alieni sulla Terra. Ma perché farebbe tanta paura questa scoperta? Fra poco lo scopriremo anche noi. Pochi minuti di pubblicità, restate qui. Stasera stiamo volando tra scienza, immaginazione e suggestione a caccia del segreto sugli UFO. Forse ricordate questo giovane uomo, è Edward Snowden, un ex uomo informatico della CIA che ha rivelato alcuni anni fa moltissimi dei segreti più inconfessabili dell'amministrazione americana. Ebbene, in mezzo a tutti quei dossier non ce n'è neanche uno che riguarda gli UFO, e questo Snowden l'ha confermato. Ora accusato di tradimento è costretto a vivere in Russia, ma allora che cosa c'è di vero? Chi ha ragione? Perché questo segreto o non segreto, diciamo, non viene svelato e si continua a girarci intorno senza, diciamo, dire la verità e provocando sospetti e diffidenze? Adesso vediamo la seconda parte dell'inchiesta di Stephen Greer ed entriamo con lui dentro la tana del bianconiglio. Il governo degli Stati Uniti può davvero mantenere un segreto così grande? Una delle armi più potenti delle agenzie di intelligence è la nostra convinzione che il governo degli Stati Uniti non possa nascondere una cosa simile all'opinione pubblica. Eppure, l'esistenza del National Reconnaissance Office, il dipartimento che si occupa dei satelliti spia, è stata nascosta per più di 30 anni. L'esistenza stessa dell'NSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che veniva scherzosamente definita l'agenzia che non esiste, è stata mantenuta segreta finché non si è ingrandita a tal punto da essere notata. A chi aveva partecipato al progetto Manhattan per la costruzione della prima bomba atomica, fu detto che qualsiasi informazione avesse divulgato gli sarebbe costata 10 anni di carcere o una multa di $100,000. Solo quando le armi furono usate a Hiroshima e Nagasaki, il governo fece le prime ammissioni. Hanno scelto di mantenere il segreto su questa straordinaria possibilità che abbiamo di poter raggiungere le stelle e diventare buoni vicini di altre civiltà, per condividere informazioni, risorse, conoscenze, visioni spirituali e valori. Negare queste possibilità e nasconderle fa parte dei compiti della sicurezza nazionale, la cui stessa esistenza verrebbe minacciata dalla loro scoperta. Questo è uno degli ultimi segreti che va rivelato. Noi siamo stati contattati, forse persino visitati, da esseri extraterrestri. E il governo degli Stati Uniti, in accordo con gli altri governi del pianeta, è determinato a tenere nascoste queste informazioni all'opinione pubblica. Victor Marchetti, ex assistente speciale del direttore esecutivo della CIA. In questo documento del governo canadese si legge: ah, l'argomento è stato classificato dal governo degli Stati Uniti con una valutazione più alta della bomba H, che era l'arma più segreta e distruttiva sviluppata a quell'epoca. B. I dischi volanti esistono, punto. C. Il loro modus operandi è sconosciuto, ma grandi sforzi vengono compiuti da un piccolo gruppo guidato dal dottor Vannevar Bush. D. L'intera questione è considerata dalle autorità statunitensi di vitale importanza. Cosa c'è di più top secret dello sviluppo della bomba all'idrogeno prima della sua detonazione? Gli UFO avevano la priorità, e l'intero argomento è stato gestito dagli anni 40 in poi in assoluta segretezza. L'incidente di Roswell
che ha portato all'acquisizione di materiale da studiare, ha rappresentato una rivoluzione nell'organizzazione della sicurezza nazionale, tanto che a poche settimane da quell'evento venne fondata la CIA. Qualche settimana dopo fu istituita l'aeronautica come entità separata dall'esercito e questo consentì anche lo sviluppo di programmi speciali ad accesso limitato. Ecco perché Eisenhower, nonostante conoscesse abbastanza bene la questione, ne aveva perso completamente il controllo nel 1961, quando lasciò il suo incarico. Noi dobbiamo guardarci dall'acquisizione di influenze indesiderate, sia palesi che occulte, esercitate dal complesso militare industriale. Parliamo di un generale con idee conservatrici e repubblicane molto favorevoli ai militari e al mondo degli affari, ma lui si riferisce alle attività militari illegali, non a quelle convenzionali. Ma ora il complesso dell'intelligence militare e industriale, attraverso la burocrazia, è in grado di stabilire il dominio e il controllo sull'intero processo democratico del paese e dichiara guerre, invade i campi petroliferi del Medio Oriente e li occupa, tentando di stabilire il cosiddetto dominio sull'intero spettro. Li annienteremo. Le persone devono sapere che esiste una biforcazione, una separazione tra le legittime operazioni militari di sicurezza nazionale e i programmi ombra, che non sono riconosciuti. Stiamo parlando di fondi neri che finanziano operazioni di massima segretezza a cui vengono destinati dai 100 ai 200 miliardi di dollari all'anno. E non sto esagerando. Il budget per il 2003 richiede 48 miliardi di dollari in nuove spese per la difesa. Anche se i revisori dei conti dichiarano che i militari non possono giustificare il 25% delle loro attuali spese. Secondo alcune stime, non riusciamo a tracciare 2,3 trilioni di dollari di transazioni. 2,3 trilioni, con la T. Sono 8.000 dollari per ogni uomo, donna o bambino in America. Spendiamo oltre 100 milioni di dollari al giorno su programmi classificati che sfuggono alla supervisione del Congresso e dell'opinione pubblica. Un numero di questi arriva direttamente al Congresso, ma quando si iniziano ad esaminare i documenti, questi programmi scompaiono letteralmente dai radar. Sono tutti classificati all'interno del budget della difesa. Ma non viene fornita alcuna informazione tecnica al riguardo. E se la gente pensa che il Congresso e il Presidente abbiano un controllo su questo, si sbagliano di grosso. Non ce l'hanno. Qui entra in gioco la struttura della segretezza. La struttura dell'intelligence è complessa e sfaccettata. Negli Stati Uniti si è portati a credere di vivere in una democrazia per lo più trasparente, col Presidente al vertice delle agenzie di spionaggio. Un vero comandante in capo. Ma la realtà è molto differente. Un governo ombra con la sua aviazione, la sua marina, il suo meccanismo di reperimento fondi e la capacità di proseguire la sua idea di interesse nazionale, libero da controlli e bilanci e al di sopra della legge stessa. C'è un uso legale della segretezza e sfortunatamente l'errore di Snowden è stato quello di svelare dei segreti, indipendentemente da quello che sarebbe potuto succedere, che erano gestiti legalmente ed erano noti al Presidente, al Congresso e alle agenzie di intelligence. È un traditore degli Stati Uniti. E poi c'è un tipo di segretezza che è illegale. Parliamo dei programmi di accesso speciale non riconosciuti, i cosiddetti USAP. Hanno formato un'alleanza tra di loro, tra le industrie che guadagnano costruendo macchine da guerra, i militari che usano queste macchine e le giustificano, e le agenzie di intelligence, che in realtà sono agenzie per operazioni sotto copertura, fornite di armamenti militari e nucleari, e insieme tentano di spostare oltre i loro limiti per stabilire un dominio sull'intero spettro su tutto il pianeta. C'è questo documento che è stato il primo ad arrivare sul tavolo del presidente Obama e che avevamo consegnato a John Podesta. Questo documento elenca le operazioni classificate
in atto nella base di Nellis, quella che viene comunemente definita Area 51. Ho consegnato questo documento al capo dell'intelligence degli Stati Maggiori Riuniti, l'ammiraglio Tom Wilson. Parliamo dell'uomo che pianifica i briefing dell'intelligence per i capi di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America. L'ammiraglio scelse uno dei programmi e disse: «Salve, sono l'ammiraglio Tom Wilson, vorrei essere informato su questo progetto». Gli risposero: «Sì, signore, sappiamo chi è, e non serve che lei sappia. Non serve che lei sappia. Il capo dell'intelligence degli Stati Maggiori Riuniti». Così anche i militari sono diventati vittima della segretezza. Ho incontrato molti generali e ammiragli che sono ottimi ufficiali e hanno enormi responsabilità. Sono convinto che chiunque sarebbe d'accordo sul fatto che questi alti ufficiali dovrebbero essere a conoscenza di questi programmi classificati, o quantomeno, se chiedono dei chiarimenti al riguardo, dovrebbero ricevere una risposta. Ma non è così. È chiaro l'intento di avviare dei programmi segreti e di tenere le persone all'oscuro, anche quelle che occupano posizioni di autorità costituzionale. Il nostro Dick Cheney doveva sapere. Lo chiamavano Dart Cheney. Parliamo di uomini ai vertici dell'industria della difesa, persone che gestiscono questi interessi, come Ben Rich, come Kelly Johnson. Chi porta avanti questi progetti segreti non è interessato a quale sia la tua posizione. A loro importa una cosa sola. Seguirai la loro agenda? E questo l'ho capito quando ho incontrato Lord Hill Norton. Da quando il mio nome è stato associato all'argomento UFO, mi è stato spesso chiesto da persone del mio ambiente, tra cui un ex capo di Stato Maggiore della Difesa e un ex presidente del Comitato Militare della NATO, per quale motivo i governi decidono di nascondere i fatti che riguardano gli UFO. Io credo che i governi temano che se questi fatti venissero rivelati, si scatenerebbe il panico. Lui mi fece questa domanda: se sono a capo del Ministero della Difesa o del Comitato Militare della NATO o dell'MI5 o dell'MI6, perché dovrebbero tenermi all'oscuro? E io risposi: signore, con tutto il rispetto, lei cosa avrebbe fatto se si fosse imbattuto in programmi che erano illegali, che contemplavano l'omicidio, che tenevano all'oscuro le autorità costituzionalmente preposte all'esistenza di tecnologie e conoscenze capaci di dar vita a una nuova civiltà su questo pianeta, senza inquinamento e senza dipendere dal petrolio del Medio Oriente? E lui rispose: io non avrei aspettato un maledetto minuto. Si arrabbiò molto e io dissi: ecco perché non glielo dicono. I presidenti degli Stati Uniti hanno parlato del mistero degli UFO. I presidenti Carter e Reagan hanno vissuto entrambi episodi di avvistamenti, ma l'attuale campagna presidenziale potrebbe essere la prima in cui le rivelazioni sugli UFO vengono sostenute da uno dei più importanti candidati. Suo marito, il presidente Clinton, è stato mio ospite e gli ho chiesto degli UFO, dell'Area 51, e se lui sapesse. Perché se fossi presidente andrei subito a guardare quei documenti per vedere cosa è successo. E lui ha detto che l'ha fatto. Sì. E non ha trovato niente. Beh, io... Oh! Io lo farò di nuovo. Sì, perché no? Va bene. E poi c'è un nuovo nome. È Unexplained Aerial Phenomenon. Unexplained Aerial Phenomenon, sì, davvero? Fenomeni aerei inspiegabili. Preferivo quella vecchia, UFO, perché cambiarla? Un paio di mesi dopo l'incontro con il direttore della CIA, venne a casa mia uno dei migliori amici di Bill Clinton e mi disse: apprezzano quello che stai consigliando, e cioè che il presidente emetta dei decreti esecutivi per declassificare e rendere pubbliche tutte queste informazioni. Ma poi quest'uomo aggiunse: pensano che sia un'ottima idea, ma il presidente non lo farà perché è troppo pericoloso. Io risposi: beh, il presidente è lui. Se non voleva fare il presidente, non doveva prendersi la responsabilità giurando sulla Costituzione. E disse: non hai capito, non pensano di essere in grado di proteggerlo. E io chiesi: cosa intendi? Lui era seduto al tavolo da pranzo con i miei figli e disse: beh, sono preoccupati che il presidente Clinton faccia la stessa fine di Kennedy. Io ho iniziato a ridere, non sono riuscito a trattenermi, perché mi sembrava un'assurdità, una cospirazione da comica. Lui disse: no, ti assicuro che sono davvero preoccupati. Se insiste su questi argomenti, è in pericolo di vita. Kennedy aveva ingaggiato una battaglia con la CIA. Stava cercando di ottenere maggiori informazioni sull'argomento UFO e questo potrebbe aver contribuito alla sua fine.
Quella mattina, su due giornali di lingua inglese, c'era la foto di due UFO. Io li posai sul tavolo dove si sarebbe seduto e dissi: «Buongiorno, signor Presidente». Gli chiesi se gradiva del caffè e del succo d'arancia e lui disse di sì. Andai a prepararli mentre lui dava un'occhiata ai giornali. Quando tornai, il Presidente Kennedy disse: «Che ne pensi?». Io lo guardai, guardai le foto e risposi: «E lei che ne pensa, signore?». E lui, col suo splendido sorriso, disse: «Te l'ho chiesto prima io». Io risposi: «Da quello che so, forse non siamo gli unici esseri viventi nella creazione». E lui disse: «Hai ragione, giovanotto. Sono sempre di più gli eventi e i fatti che confermano l'esistenza del fenomeno UFO ed extraterrestre». Sono convinto che gli UFO esistano, perché ne ho visto uno. Presidente Jimmy Carter. Quando il presidente Carter venne eletto, io ero il consulente legale della sede nazionale dei gesuiti a Washington. Il presidente convocò il direttore della CIA, George W. Bush, a una riunione e chiese a Bush, che ripeto al tempo era il direttore della CIA, di dare a lui, che era appena stato eletto presidente, tutte le informazioni che aveva sulla potenziale esistenza di vita extraterrestre e sul fatto che gli UFO potessero essere veicoli provenienti da un altro sistema solare. George W. Bush si rifiutò di dare quelle informazioni. Disse che avrebbe dovuto chiedere al Congresso. Era il Congresso che doveva concedergli l'autorizzazione per declassificare quei documenti, se voleva averli. È una storia vera. In alcuni casi, in effetti, il presidente non deve sapere tutto, perché il suo mandato ha un termine. Ed essendo un impiegato temporaneo, non è necessario che sia a conoscenza dei programmi più segreti della Skunk Works, della Boeing Phantom Works o anche del gruppo Black Widow della Northrop. La sezione Scienze e Tecnologia del Servizio Ricerche del Congresso, basandosi su tutte le informazioni classificate e declassificate di cui è in possesso, ha stimato che esistono da 2 a 6 civiltà non umane dall'intelligenza evoluta e tecnologicamente molto avanzate, solo nella Via Lattea, la nostra galassia. Era davvero preoccupante che qualcosa di così importante fosse stata nascosta al presidente. Questo mi ha aperto gli occhi. È stata dura. Comunque, non è facile parlarne. Ci provo. Ero un giovane medico quando mi venne chiesto di fare questo. Scusate. Sono un medico di pronto soccorso, curo ferite da armi da fuoco, coltellate, incidenti, e chiedono a me di informare il direttore della CIA perché a lui e al presidente avevano mentito. Cosa? Ma, insomma, siete impazziti. È stato terribile. Sinceramente ero devastato. All'inizio ero convinto che il direttore della CIA, voglio essere onesto con voi, ho pensato che lui mi stesse mettendo alla prova per scoprire cosa sapevo e cosa non sapevo. Ma dopo 3 ore di incontro era chiaro che fingeva di non sapere. In seguito lui ha negato anche di avermi incontrato. Questa è davvero incredibile. La gente si chiede come ha potuto scrivere questa lettera in cui afferma che quello che ho detto sul nostro incontro è una distorsione della realtà. E io rispondo perché non sapeva che avevo questo documento. E grazie a Dio l'ho conservato. Si tratta dell'invito originale. E la lettera è molto esplicita. Ho parlato a Woolsey stamattina e lui mi ha proposto un incontro. Ai livelli più bassi del governo c'è un tentativo di sabotare il Project Starlight. Era l'iniziativa che avviai e Lawrence Rockefeller mi aiutò a finanziarla per riunire i vertici dell'intelligence e proporre un cambiamento all'amministrazione Clinton. E poi dice: questo gruppo ha certamente messo sotto controllo i tuoi telefoni e conosce dettagliatamente i tuoi piani. Ricorda che le persone più potenti al mondo hanno dimostrato grande interesse nelle nostre attività e useranno qualsiasi mezzo per raggiungere i loro obiettivi. Io pensai: ma dai, mi sembra un brutto film di spie. Purtroppo è diventata la mia vita. Penso di essere il primo presidente ad aver citato pubblicamente l'Area 51. Dico bene?
Sulla base di ciò che è stato dichiarato da Jimmy Carter e anche da Bill Clinton, ai quali vennero negate queste informazioni, io credo che sia incostituzionale rifiutare delle informazioni al Presidente degli Stati Uniti. Molti dei testimoni del Disclosure Project hanno avuto un incontro ravvicinato con un aspetto diverso delle strutture di intelligence. Le persone che non erano d'accordo con questi protocolli di sicurezza e creavano problemi sono andate incontro a cose terribili. Continuava a dire essere cancellato. Gli chiesi, ma che intendi per cancellato? E lui disse, sì, verrai cancellato. Se dirai a qualcuno che non è in questa stanza di questo progetto, questo proiettile è per te e ti troveremo. Le agenzie adottano delle misure per eliminare le persone che sono o che si dimostrano scomode o che creano problemi, perché sanno troppo. Ho passato un periodo infernale dopo aver raccontato questa storia, ma continuo a farlo perché è importante che la gente si renda conto dello schifo che c'è nel governo, che mantiene segrete informazioni che abbiamo il diritto di conoscere come cittadini di questo paese. Non seguiranno solo te, disse. Seguiranno la tua famiglia. Dissero, senti amico, ti porteremo via con un elicottero e ti prenderemo a calci. Ti porteremo nella giungla e farai una brutta fine, roba del genere. Per loro non era mai successo. E io chiesi, non capisco perché parlate così. Lo abbiamo visto tutti e non era un bombardiere stealth, ma un UFO. E se era un UFO, perché la gente non dovrebbe sapere? Erano tutti entusiasti, ma non la pronunciavano quella parola. Ci sono state decine e decine di persone che ricoprivano ruoli importanti che hanno avuto la carriera rovinata intenzionalmente dalla burocrazia della sicurezza nazionale perché hanno detto quello che avevano visto, credendo fosse un loro dovere riferirlo ai loro superiori. Alle 3 di mattina, alle 4, a mezzanotte, alle 10, mi chiamava al telefono e urlava «Sei finito, figlio di puttana, sei finito!» Disse, lei non parlerà di Roswell perché non è successo niente qui. Ma a chi puoi dire che hai avvistato un UFO senza che pensi che sei uno svitato? Una notte qualcuno fece saltare la mia cassetta delle lettere con dei fuochi d'artificio. La cassetta andò a fuoco e a luna di notte squillò il telefono e qualcuno disse, la tua cassetta delle lettere è avvolta dalle fiamme, che bella immagine, figlio di puttana. C'era un uomo nel mio comitato esecutivo che era un attore e cantante famoso di nome Burl Ives. E Burl Ives era un massone del 33° grado. Di solito si pensa che queste società segrete sappiano tutto, ma non è vero. A me disse, sappiamo tutti che Marilyn Monroe non è morta di overdose. Mi disse, sai perché hanno ucciso Marilyn? Signor Presidente, la signora Marilyn Monroe. E io risposi, non lo sapevo prima di ricevere questo documento. È una vera condanna a morte, perché successe un paio di giorni dopo. 3 agosto 1962, intercettazioni delle conversazioni telefoniche fra la reporter Dorothy Kilgallen, che indagava su Roswell e altre questioni UFO, e il suo caro amico Howard Rothberg. Intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra Marilyn Monroe e il procuratore generale Bobby Kennedy. Rothberg parla dell'apparente ritorno del soggetto con Kilgallen e della rottura con i Kennedy. Si riferisce al fatto che Marilyn Monroe aveva avuto una relazione con entrambi i fratelli Kennedy e visto che dava troppo nell'occhio fu interrotta. Rothberg lascia intendere chiaramente che lei aveva dei segreti da raccontare per via della sua tresca con il presidente e con il procuratore generale. Uno di questi segreti parla di una visita del presidente in una base aerea segreta per ispezionare cose provenienti dallo spazio. Parliamo del 1962. Se la storia fosse vera, sarebbe terribilmente imbarazzante per John e i piani della NASA di mandare l'uomo sulla Luna. Scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e di fare ancora altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili. La Monroe chiama ripetutamente il procuratore generale e si lamenta di come viene ignorata dal presidente e da suo fratello. Minaccia di convocare una conferenza stampa in cui avrebbe detto tutto. Lei era un'attrice e non capiva le misure di sicurezza nazionale e la brutalità di chi vuole mantenere questo genere di segreti. Mi dica, gli alieni non lo permettono. Sveleremo tutti i loro segreti.
ci controllano molto da vicino. Sa che ora si metteranno a studiare la sua mimica facciale. O da ogni smorfia, tutto. Oh, no, no, no. Insomma, ha indagato, ha visto, ha esplorato. Non posso rivelare nulla. Davvero? Perché il presidente Clinton ha detto di avere controllato i documenti e non c'era nulla. Beh, è quello che ci dicono di dire. Tra i fattori decisivi di un'operazione di copertura ci sono l'infiltrazione e il controllo dei mass media. Disney, Fox, Westinghouse, and good old GE? They own networks from CBS to CNBC. They can use them to say whatever they please and put down the opinions of anyone who disagrees. Abbiamo constatato come la comunità dell'intelligence influenzi i media quando cerca di insabbiare una storia. Esistono innumerevoli memorandum che citano la guerra psicologica e l'influenza della propaganda. È importante che le persone capiscano come si faccia a mantenere un segreto. Lo si nasconde in bella vista. Io penso, a meno che il Dipartimento della Difesa dimostri il contrario, che quella fosse un'astronave aliena. E credo che un personaggio pubblico deve stare attento a quello che dice, perché le persone possono reagire in modo esagerato. E non era mia intenzione sollevare un polverone. Ora chiederò all'agente Stein e ai suoi colleghi di scortare l'accusato in aula. Così potremo vederlo tutti. Non fatelo avvicinare troppo a me, per favore. A mascherarsi da alieno è il capo dello staff del governatore. Questo dimostra che prendete tutto troppo sul serio. Era lì. Insomma, il 5% degli americani ha visto questi oggetti, ma questi eventi vengono a tal punto derisi e ridicolizzati che nessuno scienziato che si rispetti vuole averci a che fare. Alcuni documenti delle agenzie di intelligence della difesa parlano esplicitamente di una campagna per denigrare e screditare la credibilità e l'onestà dei testimoni oculari che avevano avvistato UFO e in alcuni casi anche creature extraterrestri a terra. Il loro intento è ridicolizzarli per distruggere la loro credibilità. Se ci fate caso, gli unici che dicono di aver visto un UFO nei programmi televisivi sono persone di campagna che vanno a caccia di procioni e alligatori di notte. Non sono mai persone istruite o professionisti a dire: sapete che cosa ho visto ieri notte? Questa è praticamente una missione della CIA e parla di persone infiltrate in tutti i principali media per cambiare, alterare e condizionare le notizie a proprio vantaggio. Sei una fake news. In quel tempo, in ogni agenzia di stampa, canale televisivo, stazione radio della zona di Albuquerque o Santa Fe, c'erano dei nostri informatori, quindi noi sapevamo e li pagavamo anche bene. Se vuoi ingaggiare la gente, devi pagarla. Ed era un argomento controverso, piuttosto controverso. Erano coinvolti anche media nazionali? Oh, sì, sì, ma non farò nomi. Siamo in contatto con reporter di ogni, e sottolineato, maggiore agenzia giornalistica, quotidiano, settimanale e network televisivo della nazione. In molte occasioni abbiamo persuaso i reporter a posticipare, cambiare o anche ignorare notizie che avrebbero potuto avere un effetto negativo per la sicurezza nazionale o compromettere le nostre fonti e i nostri metodi. E prosegue dicendo che accade lo stesso in campo accademico. Il Comitato Ristretto per l'Intelligence ha scoperto e accertato la presenza di 42 agenti della Central Intelligence Agency, la CIA, tutti dipendenti retribuiti, che erano stati inseriti all'interno delle maggiori testate giornalistiche. E molti di loro finirono col diventare i cosiddetti reporter della sicurezza nazionale. Lui si girò verso di me, era un membro del consiglio di Time Life, e disse: «Dottor Greer, noi in pratica trascriviamo quello che detta la mano destra del re. Il quarto stato è morto». Conosco dei reporter di Time Magazine che mi hanno detto apertamente che le loro inchieste sono state bloccate dai direttori. Erano di alto livello, produttori e registi. Sì. E come venivano pagati?
In contanti. Già, gli davamo un modulo da firmare e gli dicevamo di presentarlo all'incasso, ma se lo facevano o meno era un problema loro. Io ho pagato e... Meglio non dirlo, erano grosse cifre. Il signor McLean, se ha delle prove sugli alieni, può darle a me e le garantisco che le diffonderò, ma sono scettico. Basandomi sulla mia esperienza, visto che ho rappresentato la NBC e anche il New York Times, so che possono rifiutarsi di pubblicare informazioni che, a mio giudizio, sono chiaramente importanti per il pubblico. Se sono corrotti i media, significa che è stata minata la democrazia e la nostra prima garanzia costituzionale. Perché se controlli il flusso delle informazioni dei principali centri mediatici e l'unico posto dove puoi trovare queste notizie sono i tabloid che le pubblicano solo per screditarle o su internet dove circolano tante informazioni false insieme a quelle vere che spesso non si distinguono, si crea una confusione totale. Quando vai in edicola e dai un'occhiata ai tabloid, l'articolo che leggi potrebbe essere la storia di un evento reale, ma essendo presentata da un tabloid, viene screditata. Li ridicolizzano e distruggono le loro carriere, seguendo un protocollo ufficiale molto specifico. Ha funzionato per 50 anni, perché dovrebbero cambiarla? È la loro tecnica. È ora che la verità emerga. Dietro le quinte gli ufficiali di alto grado dell'aeronautica sono moderatamente preoccupati dagli UFO. Ma attraverso l'uso della segretezza, a molti cittadini viene fatto credere che gli oggetti volanti sconosciuti siano una sciocchezza. Chiedo un'immediata azione del Congresso per ridurre i pericoli derivanti dai vincoli di segretezza sugli oggetti volanti non identificati. Ex direttore della CIA, vice ammiraglio Roscoe Hillenkoetter. Viviamo in una sorta di Truman Show. Tutti credono che la stampa sia libera, ma non lo è. Esiste un processo democratico dove tutti questi argomenti sensibili vengono affrontati legalmente. Non c'è. E abbiamo un establishment scientifico non corrotto. Non è così e lo proveremo. L'operazione di copertura si estende anche alle aree scientifiche e accademiche, dove da decenni si perpetua la diffusione della disinformazione. Da dimistificatori professionisti a comitati finanziati dalla CIA, i nostri accademici e scienziati sono complici di questo segreto. Dunque, del complotto per nascondere la verità sugli alieni e sugli UFO farebbero parte anche alcuni scienziati. A loro spetta l'operazione di mistificazione della realtà, perché sosterrebbero che non ci sono evidenze, e questo avrebbe naturalmente un effetto sull'opinione pubblica. Ma secondo Greer invece è tutto molto chiaro: gli alieni ci hanno già visitato. A tra poco. Secondo gli ufologi, il governo degli Stati Uniti nasconderebbe da oltre 70 anni la prova che abbiamo avuto un contatto con gli alieni. Un ricercatore di Oxford ha elaborato un'equazione in base alla quale un segreto cessa di essere tale dopo 3 anni. Insomma, in un paese come l'Italia potremmo facilmente smentirlo, altro che 3 anni. Non ce ne vogliono nemmeno 30, ce ne vogliono 50 forse per riuscire a fare in modo che un segreto non sia più tale. In base a un'altra equazione, per nascondere un segreto per oltre 70 anni, come quello sugli UFO, ci sarebbero voluti almeno 500.000 complici, che sono un po' troppi. Tuttavia la domanda resta aperta: abbiamo davvero incontrato gli alieni? Abbiamo le prove della loro presenza sulla Terra? Vediamo. Nel 1952 l'aeronautica statunitense lancia il progetto Blue Book per tranquillizzare i cittadini sulle attività extraterrestri e per rassicurarli che il governo avrebbe fatto tutto il possibile per andare a fondo del mistero. Sono qui per parlare dei cosiddetti dischi volanti. L'aviazione si interessa al problema perché si sente in dovere di identificare
e analizzare al meglio delle proprie capacità qualsiasi oggetto nei cieli che possa rappresentare un pericolo o una minaccia per gli Stati Uniti. È stata presa una decisione all'interno della struttura della sicurezza nazionale: ridicolizzare e archiviare tutti quei casi che sanno perfettamente essere veri e propri avvistamenti di UFO e di esseri extraterrestri. È perfettamente chiaro. Il progetto Blue Book era diretto dal dottor J. Allen Hynek, un professore di fisica ed astronomia dell'Università Statale dell'Ohio. Hynek ammise che il loro compito era discreditare quei casi per non rendere pubblica la verità. So che compito avevano. Gli fu detto di non preoccupare i cittadini, di non agitare le acque. E ho visto di persona che ogni qualvolta c'era un caso che potevano spiegare, ed erano pochi, facevano un breve consulto e poi informavano i media. Per i casi di più difficile spiegazione, facevano di tutto per nasconderli e tenere lontani i media. Avevano un compito preciso: evitare di allarmare il pubblico. Tuttavia c'è una percentuale di questi rapporti fatta da testimoni credibili, di fatti piuttosto incredibili. E sono questi rapporti che adesso stiamo valutando. In risposta al progetto Blue Book, viene formato un comitato di scienziati nel 1953, chiamato il Jury Robertson. È composto da alcuni tra i più rispettati fisici ed astronomi dell'epoca. Il Jury Robertson ha il compito di fornire un'analisi accademica indipendente ed equa degli avvistamenti UFO. In questo documento si afferma candidamente che le persone di questo comitato lavorano e rispondono alla CIA, ma questo non può essere reso pubblico. E questi sono scienziati stimati negli ambienti accademici e universitari. Viene suggerito chiaramente che in presenza di una prova schiacciante dovevano creare qualcosa di simile come far volare un aerostato e filmarlo per renderlo meno credibile e ridimensionarlo. E dovevano anche ingaggiare astronomi dilettanti e inscenare un avvistamento in cui mostrano loro alcune prove e dovevano insegnare anche a confutarle. Nel 1968 viene formato il Comitato Condon, guidato dal dottor Edward Condon, professore di fisica all'Università del Colorado. Apparentemente era uno scienziato obiettivo che era a capo di un comitato alla ricerca della verità, perché sono uno scienziato. Ma questi sedicenti scienziati sono innanzitutto esseri umani. E qui si legge: non può trapelare che il dottor Condon e gli altri sono al servizio della CIA per via della guerra psicologica e di tutte queste manipolazioni. Avevo capito che non era uno studio obiettivo. Così io ho scritto una lettera a Condon e lui si è infuriato a tal punto da chiamare James S. McDonald, che all'epoca era il presidente della neonata industria aeronautica Douglas McDonnell, e ha cercato di farmi licenziare. È tutto in questi documenti, non è un caso teorico. Per questo dico che se formi un comitato vuoi insabbiare qualcosa. Devo ammettere che qualsiasi menzione favorevole sui dischi volanti da parte di uno scienziato è paragonabile a una grande eresia e pone chi fa la dichiarazione in pericolo di scomunica dalla teocrazia scientifica. Frank B. Salisbury, PhD. Thank you.
Sin dal primo incontro che ho avuto con il direttore della CIA, non ho dovuto convincerlo dell'esistenza degli UFO. Infatti tirai fuori molte prove che Carl Sagan vorrebbe tanto vedere e lui disse: so già che è vero, ma voglio sapere perché a me, direttore della CIA James Woolsey, e al presidente degli Stati Uniti non venga detto nulla. Perché è sempre la domanda più difficile da fare e nessuno la fa mai. Così iniziai a spiegargli che in realtà era una questione tecnica. Abbiamo perso 100 anni di evoluzione sul pianeta Terra. Un intero secolo è andato perso. Enormi progressi vengono fatti negli anni 20 grazie a Nikola Tesla, che sviluppa una nuova tecnologia per generare l'energia che potrebbe alimentare il pianeta, ricavandone una quantità infinita dal cosiddetto spazio vuoto che ci circonda. Il cosiddetto spazio vuoto non è affatto vuoto. In realtà è pieno di energia. Quindi, invece di essere come un lago calmo e vuoto, è come la schiuma alla base di una cascata. La quantità di energia in un metro cubo di spazio-tempo è di 10 alla 26esima potenza, un 10 con 26 zeri joule per metro cubo. C'è abbastanza energia anche in una tazza di caffè per far bollire gli oceani della Terra tanto da farli evaporare. La definizione oggetto volante non identificato è volutamente ambigua. In realtà è un sistema alternativo di energia e propulsione. Avevano un pezzo che sembrava plexiglass e sono passati anni prima di capire che era un dispositivo d'energia per il velivolo ed era collegato in modo tale che poteva alimentare tanto un piccolo orologio quanto una città. La potenza era determinata dal fabbisogno. Ogni velivolo ne aveva uno. Gli effetti dell'energia gratuita vanno ben oltre le luci di casa o far andare l'auto senza benzina. Gran parte del costo nel produrre qualsiasi cosa, dal coltivare cibo al costruire un grattacielo, è costituito dall'energia usata per ottenere le materie prime dal terreno. Spedire, lavorare, spedire di nuovo, imballare e consegnare. Una società in cui l'energia è gratuita, in cui il costo della produzione e dell'agricoltura sono quasi zero, significherebbe abbondanza infinita per tutto il pianeta. Già esistono, non devono essere inventate. Noi contribuenti abbiamo già pagato trilioni di dollari che hanno finanziato budget super segreti per sviluppare queste tecnologie. Questa è la società che potevamo avere un secolo fa. Potremmo sbarazzarci dell'inquinamento, non servirebbero nemmeno i pannelli solari. Potremmo cambiare il sistema dei trasporti in un microsecondo. Il modo di costruire le case sarebbe diverso. Il nostro modo di vivere sarebbe diverso. E le centinaia di miliardi di risorse, come carbone, gas, uranio, energia nucleare, servizi pubblici, diverrebbero obsoleti. Qualcuno potrebbe dire: allora la segretezza è una cosa buona. Sarebbe come dire che non avremmo mai dovuto inventare l'automobile, perché ha reso disoccupati i produttori di carrozze, o i computer, perché le macchine da scrivere, che non potevano competere, sono state messe da parte. Quando guardiamo le nostre auto, i nostri aerei, stiamo guardando tecnologie dell'età della pietra. È ridicolo. Dovremmo essere almeno 100 anni avanti rispetto a dove siamo. Ed esistono ancora rapporti segretati risalenti a 100 anni fa, e la ragione è la stessa, perché l'ordine macroeconomico che si regge su combustibili fossili, petrodollari, in mano a un'elite di società industriali e multinazionali, verrebbe ribaltato. Ma le persone che effettivamente sono al comando di questa economia globale multimiliardaria non vogliono che accada. Sanno che se quel potere finisse in mano alle persone comuni, non avremmo più bisogno di loro. Non lo vogliono oggi, come J.P. Morgan e altri come lui non lo volevano 100 anni fa. Quando scoprirono che Nikola Tesla era morto nell'hotel New Yorker, entrarono nella stanza, costrinsero il direttore dell'albergo ad aprire la cassaforte e portarono via tutti i suoi documenti. Questa è stata inviata al direttore dell'FBI dal Dipartimento della Difesa, che voleva impossessarsi di quelle informazioni e farle sparire. Questo non è un documento contestato, è stato rilasciato ufficialmente. Un secolo di scarsità indotta ha prodotto un mondo destabilizzato, disumanizzato e dilaniato da guerre.
dove potere e ricchezza sono passati nelle mani di pochi. Se contesti quest'ordine, incorri nella madre di tutte le ire in termini di sicurezza nazionale. Alcune innovazioni sono state deliberatamente soppresse. Sono 5.135, se non erro, i brevetti che sono stati confiscati in nome della sicurezza nazionale. E questi erano solo brevetti. Pensate a tutte le altre tecnologie innovative, come quella di Steinmeier, che aveva inventato un'auto che andava ad acqua. Pensate, un inventore locale ha scoperto un modo di usare l'acqua per alimentare l'auto. È una scoperta eccezionale che renderà felici gli automobilisti. E anche il Pentagono mostra grande interesse per questo progetto. La gente non sa che Steinmeier aveva un oggetto a forma di ciambella che emetteva molta più energia di quanta se ne dovesse introdurre, perché attingeva da questo punto zero del campo energetico di vuoto quantistico. Questo scatenò un putiferio nella sicurezza nazionale prima ancora che lo brevettasse. Fu arrestato e messo a tacere. Era una minaccia per l'establishment scientifico. La considero la maggiore minaccia strategica alla sopravvivenza degli Stati Uniti e di tutta la civiltà. Chi eviterà che accada? Il presidente non sa cosa sta succedendo. I comitati di sorveglianza del Congresso non ne hanno la minima idea. E ci sono queste persone della sicurezza nazionale che in pratica fanno quello che vogliono. Il problema è che questi inventori pensano che il mondo gli aprirà le porte. Purtroppo, la omicidi S.P.A. arriverà a loro molto prima. Ma la tecnologia per l'energia gratuita è solo una metà dell'equazione quando si tratta di tecnologia extraterrestre avanzata. La ricerca sulla tecnologia antigravità prende piede negli anni 40, quando Adolf Hitler mobilita ingenti risorse per sviluppare un'arma segreta, conosciuta come campana volante. Una volta acquisita, questa tecnologia è stata migliorata grazie agli studi sui velivoli extraterrestri recuperati ed è stata creata una flotta dei cosiddetti veicoli a propulsione aliena. Erano coinvolte la Bell Labs, la General Electric e tante altre società tecnologiche che acquisirono molte conoscenze. La Skunk Works della Lockheed Martin, la EG&G, la Raytheon, la E-System, la Mitre Corporation, la Booz Allen Hamilton e così via. Conosco molta gente che ha lavorato a questi progetti. Ci sono cose che volano sul deserto del Nevada che sono 50 anni più avanti rispetto alle vostre conoscenze. Se l'avete visto in Star Wars o Star Trek, già l'abbiamo fatto. Sono parole di Ben Rich. Ben Rich è stato a capo della Skunk Works tra il 1975 e il 1991. Questa è la lettera originale di Ben Rich su carta intestata della Lockheed Advanced Aeronautics Company. Io ci credo e anche Kelly Johnson. E qui dice: caro Ben, esistono due categorie. A, UFO di fattura umana. B, UFO extraterrestri. Caro John, credo in entrambe le categorie. Penso che tutto sia possibile. Molti UFO di fattura umana erano opportunità non finanziate. In entrambe le categorie esistono squali e truffatori. Fa attenzione, Ben Rich. Oggi abbiamo la tecnologia per riportare a casa E.T. Ben Rich, amministratore delegato della Lockheed Skunk Works. L'hanno tenuta segreta, ma non per le ragioni che si potrebbero pensare. Nella comunità dell'intelligence esiste una cosa chiamata asso nella manica tecnologico. Era così segreto che non ne parlavano. Il 12 novembre 1988 hanno messo in scena il loro spettacolo, una dimostrazione militare top secret alla base aerea di Norton. E poi, in un'area separata dell'hangar, dietro a una tenda, che fu aperta quando tutti erano presenti, c'erano tre di questi ARV, veicoli a riproduzione aliena. Il velivolo era sospeso in aria, senza sostegno né dal basso né dall'alto. Vedere qualcosa coprire 20 km in meno di un secondo e mezzo, eseguire angoli retti senza provocare onda d'urto o boato sonico, e io l'ho visto più di una volta, beh, ti fa cambiare punto di vista. C'erano persone per bene come il segretario Forrestal e altri che volevano che se ne parlasse e che avvenisse un contatto pacifico tra gli esseri umani e queste civiltà. Però c'erano altre persone che vedevano una miniera d'oro per il settore militare
per i profitti di guerra e la guerra psicologica. Il loro mandato, ripeto, il loro mandato è mentire, negare e ingannare. Ci sono persone che non hanno saputo gestire i risvolti psicologici dell'uso di una tecnologia simile perché sfida la realtà. In questo documento, il direttore della CIA, Walter Smith, afferma: ho trasmesso oggi al Consiglio Nazionale per la Sicurezza la proposta in cui si conclude che i problemi legati agli oggetti volanti non identificati sembrano avere implicazioni per la guerra psicologica, oltre a quelle per l'intelligence e le operazioni segrete. Se mettiamo da parte i paroloni, la paranoia e i film di fantascienza per un minuto, ci rendiamo conto che è molto facile impostare un'operazione di depistaggio. False flag, un'operazione sotto falsa bandiera, consiste nel fornire indicazioni e avvertimenti falsi. È una tattica militare, dove si crea l'illusione di una minaccia spesso attaccando se stessi e dando la colpa al nemico che si sceglie. Si è dimostrata estremamente efficace per compattare l'opinione pubblica contro una minaccia percepita. E questo è un concetto ben noto negli ambienti dell'intelligence militare. Lo abbiamo fatto nel Golfo del Tonchino, nel Vietnam, dove è stato esagerato, se non completamente inventato, un attacco alle nostre forze navali, in modo da spingere il presidente Johnson e il Congresso a espandere il conflitto in Vietnam. A beneficio di chi? Dell'industria bellica e militare. Dei funzionari militari americani, per esempio, avevano programmato l'operazione Northwoods nel 1962. Prevedeva che dei rifugiati cubani indossassero uniformi dell'esercito cubano per attaccare Guantanamo Bay, uccidere il personale militare americano, affondare le navi americane, far esplodere centri commerciali a Miami, uccidere i rifugiati cubani per far infuriare la popolazione americana e poter così invadere e occupare Cuba. È incredibile che possano aver pensato una cosa simile, ma l'hanno fatto. Prendiamo l'Iraq. Sono state sbandierate tante informazioni false sulle armi di distruzione di massa che Saddam Hussein non aveva e negli ambienti dell'intelligence si sapeva che non le aveva. Dalla frammentazione di quell'area politica è nato l'ISIS. Dobbiamo renderci conto che le macchinazioni, le manipolazioni che accadono dietro le quinte ci rendono vulnerabili. E la più grande è questa, quando dicono: oh sì, gli UFO esistono, ma sono una minaccia e tutto il mondo deve unirsi, come diceva Will Smith in Independence Day. Vuole aggiungere qualche cosa, comandante? No, signore, sono solo un tantino ansioso di andare lassù a spaccare il culo a E.T. Ci sono sforzi da parte di alcuni elementi all'interno delle strutture che governano il pianeta di cercare di usare la scoperta dell'intelligenza extraterrestre come una minaccia, i cattivi per eccellenza, per giustificare il sogno della sicurezza nazionale, chiudere tutto e metterci sotto il controllo totale di una classe dirigente autoritaria che governa tutto il pianeta e le sue risorse. I paesi del mondo dovranno unirsi, perché la prossima guerra sarà interplanetaria. Un giorno le nazioni della Terra dovranno far fronte comune contro un attacco di esseri di altri pianeti. Generale Douglas MacArthur. Vi rendete conto che noi, io e voi, che tutti noi, abbiamo davvero iniziato l'esplorazione di un altro mondo? Abbiamo fatto il primo storico passo nel nostro sistema solare. Sono Werner von Braun. Werner von Braun è uno dei migliori scienziati portati negli Stati Uniti dalla Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale nell'ambito dell'operazione Paperclip. Inventa il razzo V2 per Adolf Hitler e diventa il principale progettista del razzo Saturn V per le missioni NASA sulla Luna. In una confessione fatta in punto di morte, von Braun parla di un complotto per imporre l'ennesimo depistaggio usando velivoli a propulsione aliena per simulare un'invasione dallo spazio. Quando von Braun stava morendo, il primo giorno che lo incontrai aveva le flebo attaccate al braccio, picchiettava sulla scrivania e disse: «Verrai alla Fairchild». Io ero un insegnante.
Verrai alla Fairchild e sarà compito tuo tenere le armi lontane dallo spazio. La strategia che mi aveva insegnato prevedeva che i russi fossero il primo nemico contro cui avremmo costruito armi spaziali. Poi sarebbero arrivati i terroristi, poi sarebbero stati dei pazzi nel terzo mondo e l'ultima carta da giocare è quella degli alieni. E mi disse, è tutta una bugia. Una bugia. Lei è stato esposto o ha mai partecipato nella sua carriera in modo diretto o indiretto a depistaggi o a progetti di tale natura relativi a questo? Sì. E cosa ha scoperto al riguardo? Piuttosto, come dire, non credo dovrei parlarne. Con il capo dell'agenzia di intelligence della difesa è stato l'argomento principale. Sono informazioni molto sensibili, molto sensibili. A volte penso a quanto velocemente le nostre differenze a livello mondiale svanirebbero se fossimo davanti a una minaccia aliena proveniente da un altro mondo. Beh, il problema a questo riguardo è che questa particolare tecnologia che consente i viaggi interstellari e interplanetari è mille volte più avanzata di quella di una bomba all'idrogeno e sappiamo che con un uso massiccio di armi nucleari la maggior parte della vita sulla Terra si estinguerebbe. Quindi, come potremmo avere un conflitto armato con una civiltà aliena per più di un nanosecondo e sopravvivere? Sanno che non potremmo, ma è un modo per manipolare l'opinione pubblica attraverso la demagogia della paura, il jingoismo, il falso nazionalismo e per creare l'uomo nero che viene dallo spazio. Era sorpreso quando sua figlia si è arruolata? No, affatto. È una leader nata. Prendo ordini da lei da quando aveva 5 anni. Non si preoccupa per lei? Certo che mi preoccupo per lei. Sono stato in guerra nel 96, so di cosa sono capaci quegli esseri. Ma so di che cosa è capace mia figlia. E so che questo pianeta è più sicuro perché c'è lei a difenderlo. Potrebbero farlo davvero. A oggi hanno la tecnologia per imitare la forma e le caratteristiche funzionali degli UFO extraterrestri. Hanno la tecnologia, lo sappiamo, è identica e non riusciremmo a capire la differenza. Se ci sarà una falsa invasione, useranno una di queste. Questo è l'Hudson Valley Boomerang. Dal 1982 al 1989 più di 25.000 testimoni hanno visto questo velivolo. Possono usare i dischi, i sigari, le piramidi, i triangoli in un'unica coalizione ed è così che faranno. Parliamo di 45-50 metri di apertura alare che è esattamente identica a quella del bombardiere stealth B2. Quindi la domanda è, parte dei 22,4 miliardi di dollari usati per il B2 sono stati dirottati su questo progetto? Quando accendono e quando accelerano sembrano delle scintille e nessuno noterebbe la differenza. Quindi, se volessero simulare un'invasione aliena, potrebbero farlo, e anche in modo molto convincente. Hanno avviato una campagna di guerra psicologica nei confronti del pubblico, inscenando falsi casi, come le mutilazioni del bestiame, dicendo è stato un disco volante a farlo e invece è un programma paramilitare di copertura umano. Se volessimo iniziare a instillare nelle persone un senso di falsa minaccia proveniente dallo spazio, e Wernher von Braun ci ha avvisati su questo, inizieremmo organizzando eventi che sembrano alieni, ma che sono assolutamente umani e che spaventano la gente a morte. Gli incontri con gli UFO si dividono in 4 tipi. Quelli del 4° tipo includono persone che sostengono di essere state rapite dagli alieni. Se avete avuto un incontro del 4° tipo e siete tornati, vorremmo ascoltarvi. In questo caso entrano in scena una sorta di velivoli antigravità con creature che somigliano a ET, che sono in realtà sistemi robotici di fattura umana. Si chiamano forme di vita programmate e si inizia a farli interfacciare con il pubblico. Noi l'abbiamo fatto, certo. L'ha fatto l'OSI. C'era un gruppo speciale che si trovava nell'ala destinata ai corpi dell'intelligence di Fort Belvoir. L'hanno fatto anche loro.
C'erano delle persone che avevano una serie di difetti fisici, difetti anatomici, che venivano mostrati facendo in modo che la gente pensasse che erano alieni. Sì, io non posso essere più specifico perché il progetto è ancora top secret. Probabilmente ancora lo fanno. Non mi sorprenderei se lo stessero facendo ancora. Hanno già cominciato questa guerra psicologica, hanno già manipolato la mente della gente in modo che si aspetti un extraterrestre. Non un velivolo segreto, ma un velivolo alieno. Così, quando cominceranno, sarà già tutto pronto. Dei civili entrarono nella base e videro qualcosa che non dovevano vedere. Così quel gruppo andò a casa loro e li spaventò a morte. Inscenarono un evento alieno? Sì, esatto. Il governo userà i fenomeni extraterrestri per coprire i propri programmi segreti. È questa la battaglia che dovremo affrontare. Fanno trapelare la cosa usando l'industria del cinema, con gli avvistamenti UFO, attraverso internet e così via, creando lo spettro di una minaccia. Lasciala stare, figlia di puttana! Mi perdoni, voi venite da Marte? Yes, a moon. Nicht Deutsch! Yes, a moon. Il fatto che stiamo ancora respirando l'aria del pianeta Terra è la prova del loro equilibrio e non della loro ostilità. La domanda è: queste civiltà come ci considerano? Percepiscono l'umanità come una minaccia? La risposta è sì. Credo che abbiamo raggiunto un punto in cui siamo una minaccia non solo per il nostro pianeta e per noi stessi, ma stiamo anche sviluppando degli armamenti che sono potenzialmente pericolosi per lo spazio. Spero solo che non sia come Independence Day. Infatti. Che non sia un conflitto. Ora abbiamo amici. Potrebbe essere il solo modo di unire questo mondo così diviso. Loro sono là fuori e noi siamo... Pensa a come tutte le differenze tra i popoli della Terra sembrerebbero piccole se ci sentissimo minacciati da un'invasione dallo spazio. Ha ragione. Tutti si riunirebbero e farebbero pace. Lei e Bill O'Reilly sareste in un bunker insieme. Sì. La minaccia più grande presente oggi sul pianeta non è l'ISIS, non è l'Iraq, non è la Russia, non è la Cina. È un gruppo segreto privo di controllo che non ha la supervisione del popolo, del congresso o del presidente, che ha sviluppato queste tecnologie e le sta usando in modo sconsiderato per tracciare e dare la caccia a velivoli extraterrestri. Il risultato è che siamo in una crisi che nessuno conosce, perché questi progetti non sono ufficiali. Che fare? Parlarne al congresso? Scrivere al proprio senatore? Protestare davanti alla Casa Bianca? Che senso ha farlo se chi governa questo paese non ha accesso a questi progetti? Non ha l'autorizzazione? Non è la strada giusta. Non possiamo permetterci di fallire, perché potrebbe essere a rischio tutta la vita sulla Terra se non trattiamo con cautela la questione. Abbiamo bisogno di anziani saggi tra gli umani che affrontino la situazione. Non possiamo permettere che i sociopatici a capo di questi progetti parlino a nome del pianeta Terra e dell'umanità. Per strappare il potere dalle mani di potenti oligarchi e multinazionali ci vuole una rivoluzione. Uno degli eventi che infonde più speranza negli ultimi 10 anni è quella che chiamo l'iniziativa francese. Ho ricevuto una lettera dal Ministero della Difesa francese, dall'ammiraglio Pierre Morin. Era stato incaricato di informare sull'argomento l'allora presidente della Repubblica Francese, Sarkozy.
avevano dei protocolli per entrare in contatto con queste civiltà con un approccio pacifico. Avevamo una grande nazione, una potenza nucleare che si impegnava in questo senso. Così andammo in Francia con la scusa di un evento pubblico. Erano presenti l'ammiraglio e il suo staff e applicammo i protocolli per il contatto. Tracciarono un velivolo alieno in arrivo a 200.000 km l'ora. Questa vicenda dimostra che i governi di tutto il mondo potrebbero fare molto, se volessero, per spezzare il muro del silenzio e fare qualcosa di utile. Ed è la prova che può succedere anche in una grande nazione. Questo forse è il documento UFO più importante della storia. L'ironia di tutto questo è che non l'ho potuto rendere pubblico per molto tempo, finché Sarkozy è stato presidente e gli altri protagonisti sono stati in servizio. C'è stato un invito da parte del Vaticano a 40 scienziati di tutto il mondo ad andare a Castel Gandolfo, vicino Roma, sede dell'Osservatorio Pontificio. Passarono una settimana a informare le massime autorità vaticane. Ne conseguì un comunicato stampa ufficiale. La vita extraterrestre verrà scoperta molto prima di quanto ci aspettassimo. Per questo motivo è arrivato il momento di intavolare una discussione molto seria sulle questioni filosofiche e teologiche che porrà alla famiglia umana la scoperta di vita extraterrestre. Esistono civiltà con le quali dobbiamo comunicare. Credo si sia raggiunto il punto nella nostra evoluzione come razza umana in cui dobbiamo rendercene conto. La cosa che mi turba è che gli Stati Uniti saranno una nazione del terzo mondo se noi americani non faremo attenzione, se non rinunceremo a questa segretezza e se ci rifiuteremo di stabilire un protocollo diplomatico che invece viene da più parti invocato. Ci credo fermamente. Il più grande evento nella storia dell'umanità è la scoperta che non siamo soli, che esistono altre entità, forme di vita intelligenti in questo universo o in altri universi e che non siamo soli. È una scoperta enorme, immensa. Bisognava informare i cittadini già molto tempo fa. Date questa informazione ai giovani del mondo e di questo paese. Vogliono saperlo, dategliela. Non la nascondete, non dite bugie, non inventate storie. Non sono stupidi, non si faranno prendere dal panico. Gli UFO sono veri come gli aerei che ci volano sopra la testa e è ora che il governo degli Stati Uniti dica la verità su questo argomento, perché ci sono questioni militari e economiche molto importanti che vanno affrontate. E come si può affrontare una cosa che riguarda un tema che la gente non vuole neanche ammettere che esista? È una missione che noi della generazione del boom economico passiamo alla vostra. Forse l'umanità è a un bivio. Deve scegliere tra una guerra senza fine, una guerra nello spazio, povertà crescente e distruzione ambientale. O un futuro in cui esplora le stelle, vive in pace con i propri simili e con i vicini planetari. La tecnologia esiste. Le soluzioni ai problemi più urgenti e a lungo termine della Terra ci sono. La tecnologia cambierà il sistema macroeconomico. Immaginate per un attimo di stare in casa e che il vostro fabbisogno energetico sia fornito da uno di questi sistemi di energia punto zero di vuoto quantico. Non dovrete mai ricaricare l'auto. L'agricoltura e la produzione industriale sarà gestita localmente e avrà costi irrisori. Tutto questo non solo negli Stati Uniti, ma anche in luoghi non ancora sviluppati, nel cosiddetto terzo mondo. Verrà bypassata la fase delle industrie inquinanti e si passerà subito a quella high-tech, davvero high-tech. Proprio come hanno saltato la telefonia fissa arrivando subito agli smartphone. Sarà una rivoluzione che coinvolgerà tutti. Il mondo sarà sempre più interconnesso, eppure a livello locale sarà del tutto autosufficiente. Ogni villaggio, ogni casa. Tutto questo porterà al più grande cambiamento economico nella storia della razza umana. È un obiettivo molto ambizioso, ma se ci riusciremo, le persone smetteranno di guardarsi con un certo livello di ostilità,
come accade ora. Forse è una visione un po' romantica, ma è il tipo di futuro roseo che potremmo ottenere tutti se potessimo cambiare solo poche cose. Un commercio interplanetario sarebbe emozionante. Bisognerebbe ripensare la cosmologia, rivedere il concetto che la specie umana sia l'apice dell'evoluzione biologica dell'universo. E anche ripensare alla nostra convinzione che l'intero universo sia stato creato come palcoscenico per lo spettacolo dell'evoluzione umana. Sono sicuro che nell'universo accada molto più di questo. Per questo è ora che la gente chieda la fine di ogni segretezza e l'apertura degli archivi. Mentre noi umani affrontiamo la realtà della vita extraterrestre, vale forse la pena chiederci i nostri dubbi. Sono veramente frutto di mancanza di prove? O è solo mancanza di immaginazione? Insomma, i nostri dubbi sono veramente frutto della mancanza di prove? C'è davvero un complotto per nascondere la verità su UFO e alieni? Ciascuno è libero di darsi una risposta a questo punto, ma intorno a questo quesito intanto si muovono i politici, i militari, e qualche mese fa Donald Trump ha annunciato la costituzione di una Space Force, cioè una forza spaziale incaricata di controllare lo spazio. Guardate. Siamo qui riuniti nel Giardino delle Rose per istituire il Comando Spaziale degli Stati Uniti. È un momento importante. Questa nuova unità di combattimento difenderà gli interessi vitali dell'America nello spazio, che sarà il teatro delle prossime guerre. La fondazione dell'undicesima unità di combattimento è un momento epocale. Oggi è un giorno epocale, un giorno in cui riconosciamo la centralità dello spazio nell'ambito della difesa e della sicurezza nazionale. Sotto il comando del generale Raymond, il comando spaziale impedirà audacemente le aggressioni e terrà lontani i nemici dell'America.